Ciao, con questo video volevo darvi un piccolo consiglio che riguarda chat e social. Può succedere che in alcuni momenti della nostra vita ci sentiamo un po' soli e a volte anche poco amati, e magari questo può spingerci a stringere amicizie virtuali con persone estranee. Nulla di male in linea di massima, ma può capitare che queste persone, uomini o donne indistintamente, facciano leva sui nostri sentimenti per estorcerci soldi. Sono le famose truffe romantiche. Dietro alla ragazza bellissima, all'uomo distinto, dolci, premurosi, che ci promettono una meravigliosa vita insieme, possono nascondersi associazioni a delinquere che rubano foto a terzi totalmente ignari e con una scusa o con un'altra ci convincono ad inviare loro denaro. Di solito sono scuse anche molto tragiche e magari qualcuno in buona fede ci casca. Ecco, regola numero uno: non inviare mai denaro, neanche cifre piccole. Condividere con una persona cara, una persona fidata, un amico, un figlio, un parente la situazione e soprattutto denunciare alla polizia postale il soggetto che non ci convince. I sentimenti veri non chiedono soldi. È un consiglio delle Acri di Roma. Ciao!